Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo Nicola 1 e Nicola 2. Stiamo provando il percorso che proporrò al ciclo raduno di Puglia e Basilicata che si terrà a giugno. Vi lascio in descrizione il modulo online per poter partecipare. Ovviamente vale solo per i tesserati FIAB, almeno come priorità. Direzione Ruvo di Puglia e poi chissà, rimanete con noi e godetevi il video. Stiamo attraversando le campagne di Biceglie e stiamo percorrendo la strada che chiamano la Diagonale, che in qualche maniera arriva a Terlizzi. Noi però interromperemo un po' prima questo tragitto per arrivare a Ruvo, ovviamente, e fra poco passeremo anche dal Dolmen La Chianca. Anche oggi la giornata è decisamente primaverile. Stamattina piovigginava, però per fortuna abbiamo ripreso la giornata nel verso giusto. Negli ulivi della zona di Biceglie siamo arrivati al primo punto di interesse odierno, ossia il Dolmen La Chianca. Tra poco imboccheremo la strada che ci porta da lui. Purtroppo è un po' nascosto e si deve venire apposta. Se fosse stato su una strada di passaggio probabilmente lo conoscerebbero anche altre persone. Allora, eccolo qui il terreno. E qui ovviamente non mancano gli alberi ultrasecolari come questo ulivo sulla mia sinistra. Eccolo qua, il simbolo della città di Biceglie. Prendiamo la strada nel mondo moderno e quindi anche verso la città di Ruvo. Ovviamente non avremo grandi salite anche oggi, però comunque Ruvo rispetto alla città di Trani è qualche metro sul mare, quindi qualche salitozza la troveremo, ma va bene così. Dopo circa 20 km siamo arrivati a Ruvo di Puglia. Ora ci dirigiamo verso il centro per una piccola sosta per recuperare un po' di energia per il ritorno. Da poco alla mia destra abbiamo un parco da poco risistemato che ci porta verso la cattedrale. Guardate che bello, tutto rifatto. Da qui possiamo raggiungere il Duomo. Questo è il campanile del Duomo. Guarda, mi piace. Sì. Eccola qui. Riprendiamo la strada questa volta verso Biceglie dopo una piccola sosta nel centro storico di Ruvo
e si scende con la giacca antivento perché dal mare tira parecchia aria fresca. E per non raffreddarci ci copriamo. Va bene, ci vediamo fra poco, forse dalle grotte di Ripalta, non vi garantisco nulla. Eccola qua. Con una mountain bike e una gravel non potevamo evitare una strada serrata, altrimenti non serve. Prendevamo la bici da corsa che non abbiamo e si sarebbe andato diversamente. Quindi ce la godiamo. Occhio che qui è sempre bagnato. Siamo arrivati sul lungomare di Biceglie, fra poco ripercorreremo il ponte ciclopedonale che vi ho mostrato qualche video fa, vi lascio in alto a destra il link. Intanto il sole va sempre più giù e non dà poco fastidio agli occhi. Eccolo qua. Lately I've been thinking way too much. Not whether I'd even call this love. I'm always in my head, you're always on your phone. It never seems to feel right. No plane is in the sky, no help is on the way. I don't.
games. You're making it easier for me. You probably wouldn't fight, you probably wouldn't chase, and darling, that is messed up. No plane is in the sky, no help is on the way. I don't know what you want me to say. Can't take another year, I gotta break away. E il Garmin segna ancora 50 km. Noi invece ci godiamo questi ultimi raggi di luce. Raggi di luce, vabbè. Questo scorcio meraviglioso che è la Baia di Colonna. Allora, Nicola. Questo è un invito poi a tutti. È un invito a venire a Trani, ma non venite in auto, venite con la bicicletta, perché di auto ce ne sono già troppe. Venite con i mezzi pubblici in bici. Che ne pensi allora del tracciato di oggi? Ah, io sono convinto che secondo me si può fare per il ciclo raduno regionale. C'è sì, dobbiamo da studiare ancora meglio. Qualche ritocco sicuramente, però diciamo quella strada dove c'erano i lavori in corso bisogna sostituire. Quella, sì. Perché probabilmente arriveranno anche più giù i lavori che c'erano i segni. Quindi va bene. Stiamo lavorando per voi. Stiamo lavorando per voi e iscrivetevi, oltre che al canale, anche al ciclo raduno, soprattutto per i tesserati FIAB che mi seguono, se c'è qualcuno. Vi lascio, come detto prima, in descrizione il modulo online per iscriversi. Bene. Chi è arrivato a vedere fino a questa parte del video mi scriva nei commenti. Merita rispetto. Ci sono anch'io al ciclo raduno, anche se non viene. Vediamo un po' quanti vedono questa parte del video. Bene, ci troviamo ogni lunedì alle ore 12 su questo canale. Ci vediamo alla prossima. Ciao!